Allora ragazzi, benvenuti in questo brevissimo video tutorial dove che spiego come inserire la letterbox su OBS Studio, dato che nessuno l'ha fatto, adesso ho capito io come farla. Se vedete bene, guardate, adesso vi faccio vedere la differenza in un attimo. Cioè, guardate bene. Guardate qui in alto, cioè sullo schermo, guardate qua, guardate. Allora, se voi ci fate caso, adesso diventerà il letterbox. Non si perde assolutamente qualità, nel senso tipo pixelato o upscalato, non si perde niente. È come se voi voleste registrare come facevamo nei vecchi DVD. Quindi, adesso vi spiego come fare. È semplicissimo. Per chi utilizza OBS Studio per i propri video o gameplay, quel che sia, dovete andare sul dispositivo di cattura video o qualsiasi altro input appunto per la videocamera o per la scheda di registrazione video. Dovete andare, se ve lo consente, andare su filtri, qui, andare in basso, filtro degli effetti, qui, aumentare, cioè nel senso premere il plus per aggiungere, e mettete qui ritaglia, aggiungi una cornice. Io già l'ho fatto, quindi non c'è bisogno che lo rimetto. Quindi vedete, c'è scritto ritaglia, aggiungi una cornice, e dovete applicare semplicemente questi numeri: in alto 0 e a sinistra 0, in alto 100, a destra 0 e in basso 100. Io già l'ho impostata in modo tale per essere una, diciamo, in formato PAL, la vecchia risoluzione in DVD. Vedete? Diminuendo, andando a 50, le cosiddette bande nere sono diminuite. La potete fare come volete, piuttosto che fare così nella fonte. Riuscirete tranquillamente a ottenere l'effetto che desiderate. Naturalmente vi consiglio solamente di cambiare in base a quello che voi volete, in qualità delle bande. Se poi le volete anche laterali, le bande lo potete fare, basta mettere in alto e in basso qui dove appunto ho detto che dovete lasciare lo 0. Quindi a sinistra e a destra aggiungete dei numeri e per come volete fare lo fate. Potete anche inserire il meno con la tastiera, vedete? Io ho aggiunto 50, oppure mettendo il meno poi si allarga lo schermo, cioè si allarga l'inquadratura, diciamo. È molto semplice, molto 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 semplice. Quindi vedete, ho fatto meno 500, scusate, ecco qua. Con meno 50 guardate che cosa è venuto, cioè meno 50 sui bordi laterali. Sì, ho lasciato, mi sembra, pure meno 50 su alto e basso. Comunque, potete farne come volete. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Se avete domande, non esitate a scriverle sotto. Bye bye.